Fatto molto meglio di altre volte, in cui siamo stati frenetici, anche in vantaggio abbiamo concesso spesso ripartenza all'avversario, quest'oggi invece nessuna ripartenza, abbiamo sofferto una sola situazione di una palla filtrante che si doveva leggere meglio, però ci può stare i 90 minuti, abbiamo saputo spezzare il ritmo quando era da spezzare, abbiamo saputo palleggiare quando abbiamo dovuto palleggiare e quindi riposare un po' con la palla, è segno di maturità, dobbiamo continuare così. Per oggi l'Avellino era 50 anni più vecchio di noi, più esperto di noi, però noi dobbiamo impararle queste cose, dobbiamo gestirle bene, perché il campionato di B è anche un campionato dove l'esperienza conta. Il fatto di aver fatto dei campionati conta tanto e noi dobbiamo essere bravi a capire i momenti della partita soprattutto. Oggi i ragazzi in questo sono stati fantastici perché hanno gestito bene alcune situazioni dove magari stavamo iniziando a soffrire e abbiamo spezzato bene il ritmo della partita, abbiamo palleggiato bene, mi sono contento anche da questo punto di vista. Sì, sicuramente sì, comunque stiamo crescendo dal periodo negativo che stava passando, quindi già col Como qualche segnale si è visto e si era visto già da Modena. Stiamo crescendo, quindi dobbiamo continuare su questa strada e crescere ancora di più. Sì, sì, lì hanno avuto quei 2-3 rimpalli che poi si è ritrovato a tu per tu Moculo, però per fortuna Mina ha fatto una gran parata, quindi ha salvato il risultato. Sì, sono contento che anch'io, diciamo, sia un risultato decisivo in questa vittoria, era da un po' come lo aspettavo. Nell'ultimo periodo siamo stati un po' sfortunati perché abbiamo preso dei gol che ce li siamo fatti quasi da soli e prima o poi doveva girare. Siamo contenti anche di non aver preso gol stasera, che è molto importante. Sì, è ovvio che non puoi piacere a tutti nel calcio, però gran parte della curva e tutti mi vogliono bene, hanno capito che sono bresciano, l'impegno che ci sto mettendo, e mi trattano alcuni anche come un figlio, quindi vabbè, alcuni criticano ma altri mi coccolano, diciamo, anche. E sono contento anche per la società perché so che Sagramo mi aveva difeso e sono contento di vederlo entrare negli spogliatoi così felice, è stata anche una rivincita da parte mia che devo continuare nelle prossime partite per far dire che aveva ragione anche lui.